tutte, solo togliamo ecco il muto. Boker to boker ora tutte carissime. Mercoledì 2 Kislev, 15 novembre, compleanno civile del mio figliolo, che mentre realizzavo la data, ecco, Pronto? precedi. Sì, Carola, dimmi tutto. No, 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 scusate, 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 scusate. Siamo noi, hai parlato, stai parlando con noi. Allora, Carola anche in viaggio, fantastica, Ruth al lavoro, ognuna nel suo, chi invece ha la possibilità invece di proprio seguire sul testo, fantastiche tutte, ognuna nel suo. Allora, come dicevo prima, l'Aio Myom, il Rebbe, ricordando a nome del Rebbe precedente, racconta che a sua volta il nonno, una volta gli aveva spiegato, proprio in un Mamar, questa frase molto conosciuta che dice che Rabbi Elazar prima di pregare dava una moneta a un povero. E allora, appunto come lo spiega? Un attimo. Ciao Esther carissima, ci siamo appena avviate nella Yom Yom dove l'importanza di dare una moneta a un povero prima di pregare. Allora, perché questa importanza, appunto, come stava spiegando, che la tfilà è vita. E dando un bisognoso prima di pregare, gli si dà vita e allo stesso tempo si infonde e si aggiunge vita, vitalità alla propria preghiera. Dunque, la preghiera, abbiamo detto, è vita. Dare una moneta al povero o del cibo, o comunque tzedakah a un povero e dargli vita. Dunque, dando vita all'altro, diamo vita alla tfilà che è vita, cioè più vita, più vitalità. E poi fece un cenno con la mano, in un gesto così verso l'alto, per indicare appunto che l'aumento di vitalità è oltre ogni possibile immaginazione. E infatti dice che anche suo padre cercava spesso un povero per dargli del cibo prima di iniziare a pregare, perché proprio la sua la tfilà abbia questa la vitalità desiderata. Detto ciò, passiamo al Humash. Sì, allora un attimo. Humash. Allora, siamo a pagina. Un attimo qua. Allora, Parashat Toldot, Humash Bereshit, capitolo 26, Pasuk 23, Chavvav Chav Gimel, capitolo Chavvav Pasuk Chav Gimel. E poi ce li direi tu, Rivka, così, no? In automatico, il valore numerico. E dunque, oggi da capitolo 27, passo 23 fino a passo 30. Pochi psukim, e allora, Eva, di cui Hashem ha, che Yitzhak ha ricevuto direttamente appunto da Hashem, ricchezza che ha portato alla famosa invidia di Avimelech, perché aveva superato appunto la ricchezza del re Avimelech, e infatti di conseguenza l'ha esortato a andarsene via, vattene, come abbiamo visto ieri nel Passuk 16, vattene perché sei diventato troppo potente rispetto a noi, cioè più esplicito di così non poteva essere. Come purtroppo vediamo anche oggi, di cui parlavo appunto ieri sera, di questa, di questo problema dell'invidia, perché ieri mi avevano chiesto: Hi Elizabeth, Hi. you made it! Oh, Yes. you made it! My compliments. If you are tired, as soon as you feel that you have to go to sleep, just don't think twice and but at least we see you for a few minutes and maybe more, and we enjoy your presence. Thank you. I'm in Welcome. pajamas. So I'm in No, don't pajamas. worry, don't worry. Don't worry. You're welcome, very welcome. Ricordo che Elisabetta è da Los Angeles, dunque immaginate che ore sono, le 3 del mattino, ecco, per capirci. Fantastica. Per quello le ho detto, mi raccomando, appena senti di poter dormire, ecco, che sonno e salute ne so qualcosa. Buongiorno a Allora, come tutte. dicevo, buongiorno anche all'italiana, la nostra Elizabeth Ok, from Los Tom. Angeles.
Ecco, Booker To, Booker Or, per noi è Laila To per lei, che per noi è Booker To, ma per lei bisogna dire Laila To. Ok, allora dicevo che ieri abbiamo studiato appunto di questa invidia di Avimele causata dall'enorme ricchezza che Hashem aveva donato a Yitzhak nella Bracha, e la Bracha l'avevamo vista al capitolo, al Passuk 12, sempre stesso capitolo, dove Yitzhak seminò. E in quell'anno, pur malgrado fosse un anno di non fertile, cioè un anno di carestia e un paese non fertile, raccolse 100 volte la quantità prevista. Dunque, vediamo proprio: Hashem aveva centuplicato il raccolto, dunque la bracha, la ricchezza, ma non solo, anche nella semina. L'abbiamo visto anche in passo 14, arrivò a possedere greggi di pecore, mandrie di buoi, grande varietà di attività, e qui i filistei cominciarono a invidiarlo. Di proposito, ho ripreso questi psukim perché è quello che stiamo purtroppo anche vivendo in questo tempo. C'è Amalek, che è un nemico giurato e che finché esiste sulla faccia della terra il trono divino celeste non è completo, il nome di Hashem non è completo, come ve l'avevo ricordato l'altro giorno, come lo spiega l'ultimo Rashi di Parashat Beshalach. E questo è una categoria che abbiamo vissuta sulla pelle un mese fa. E poi ci sono altri nemici, ma altri nemici invece il loro odio verso di noi è proprio come Avimena, proprio invidia. Come anche spiegavo ieri, riportando appunto anche che Rebbe riporta e altri, che sin amitokina e natakana. L'odio, che è la conseguenza di un'invidia, cioè che proviene dall'invidia, non ha rimedio. Dunque è inutile provare a ragionare in compagnia. Detto ciò, riprendiamo dunque, di proposito anche volevo partire dalla ricchezza che Hashem dia, ricchezza materiale e spirituale a tutti noi, a tutto Amisrael, amen. Così potremmo attuare tutte le sue mitzvot nel modo migliore. E oggi, appunto, capitolo 26, passo 23, allora abbiamo parlato anche dei tre pozzi. Finalmente arriviamo al terzo pozzo, Rehovot, e da lì, dopo che finalmente terzo pozzo non c'è più, non ebbero a litigare per questo pozzo, e come ha detto Yitzhak, ora Hashem ha ampliato lo spazio e potremo prolificare nel paese. Dunque, cominciamo con queste brachot della ricchezza e del prolificare e ripartiamo da oggi, che da lì Yitzhak salì fino a Beersheba, e quella stessa notte Hashem gli apparve a Yitzhak e gli disse: io sono Hashem, Dio di tuo padre Abraham, non avere timore perché io sono con te. Per merito del mio servo Abraham, e tu dunque suo figlio, ti benedirò e aumenterò la tua discendenza. Come mai questa bracha? Cosa abbiamo parlato appena ieri, cioè precedentemente? Dunque, cosa abbiamo? La disputa dei pozzi. Yitzhak diventa troppo ricco, troppo, non è mai troppo, ma per Avimelech e la sua gente, dunque l'invidia, dunque lo mandano via. Riscava i pozzi che avevano otturato i filistei e di nuovo hanno da ridire: no, il pozzo è nostro, e allora appunto l'ha chiamato Essek. Secondo pozzo, di nuovo lite, di nuovo sitna, molestia, finché è arrivato al terzo. Dunque è un sta nello specifico Yitzhak, poi vedete l'analogia ovvia. Sta attraversando un momento di persecuzione, un momento di sofferenza. E cosa? Ecco perché Hashem dice nel sogno: io sono Dio di tuo padre e tuo padre Avraham Avinu, e tu che eri anche pronto a morire e dare tutto te stesso per me, tra parentesi, ma qui l'onore lo si dà al padre, come anche si usa fare. Io sono con te. Dunque, tu hai il merito di Abraham e in merito di Abraham tuo padre ti benedisco e aumento la tua discendenza. Questo fino ad oggi per tutti noi
quando ci appelliamo alla misericordia di Hashem, chiediamo, no, se non per noi, che forse infatti non me lo meritiamo appieno anche Yitzhak e Yaakov. Dunque, grazie ai nostri patriarchi, grazie ai nostri matriarchi, dunque quello che si chiama, viene definito Zchut Avot, merito degli avi, per favore Hashem, siediti sul trono della misericordia e della pietà e abbi pietà del tuo popolo. La Yitzhak, dopo, e come abbiamo visto già più volte, quando ogni volta che i nostri patriarchi hanno ricevuto delle brachot da Hashem o hanno avuto Hatzlacha, subito hanno espresso la loro riconoscenza, allora si esprimeva costruendo un altare, e qui anche Yitzhak, quando sente tutte queste brachot, allora costruisce in segno di riconoscenza verso Hashem un altare e invoca il nome di Hashem. Poi piantò la sua tenda lì e là i servi scavarono un pozzo. Ok, adesso cosa vediamo? Leggiamo questi tre psukim. Allora, da Chavgimel 23. Vayal Misham Be'er Shava. Vayomer. Anochi Elohe Avraham Avicha, Al tira ki itcha anochi, uverachticha, veirbeti et zaracha ba'avur Avraham Avti. Vaiven sham Mizbeach, vaikra b'shem Adonai, vayet sham aholo, vaikru sham avdi Yitzchak Be'er. Intanto, partendo da Grar, Avimelech era andato da Yitzhak insieme a un gruppo dei suoi compagni e con Fichol, capo del suo esercito, e che avevamo già visto, se ricordate. Andiamo a capitolo 26, Passuk 16, e torniamo indietro. Ok, no, dov'è? Eccola qua. Vedete, Avimelech disse Yitzhak, vattene. Ok, e prima però di ciò, un attimo, che ve lo dico subito. Dunque, cosa le dice? Allora, abbiamo visto appunto, no, perdono, sto guardando due cose alla volta. Allora, abbiamo visto, come ho ricordato anche oggi, Avimelech dice: vattene, sei troppo potente, non puoi rimanere. Poi qui, nel passo 16, nel passo 26, ritroviamo che Avimelech va insieme a un gruppo di cui anche Ficholza è il capo del suo esercito, torna da Yitzhak. A quel punto Yitzhak dice loro: no, un attimo, ma perché siete venuti da me dal momento che mi avete osteggiato e mandato via da voi? Cioè, cosa è cambiato? Cosa succede? Al che cosa gli rispondono? Vediamo che Hashem è con te, come a suo tempo l'abbiamo visto che lo era anche con tuo padre. E ci siamo detti, possa dunque il giuramento che esiste tra noi dal tempo di tuo padre, perché ricordate che Avimelech aveva stipulato un patto di pace con Avramo, che sia rinnovato tra noi e stipuliamo un patto con te. Ancora una volta, come tutti i nemici nostri fino ad oggi, non nascondono le loro intenzioni. Allora, prima ti mandiamo via, c'è cioè il patto con Avramo, che non mantengono col figlio perché infatti l'hanno osteggiato e lo mandano via perché sei troppo ricco. Però poi ci pensano, diciamo, però un uomo così ricco, dunque così competente, perché come abbiamo detto e sappiamo tutte, money talks, a questo punto forse ci conviene mantenere il patto che avevamo già stipulato e che non abbiamo mantenuto. Dunque, abbiamo interesse. Vediamo che tu hai una benedizione che è oltre la norma. La tua ricchezza è chiaramente una ricchezza che proviene da una forza trascendentale come quella divina, e dunque ci conviene fare un patto con te. E però, continuano, dunque stipuliamo un patto con te, e questo patto qual è? Che tu non ci farai del male, esattamente come
Non ti abbiamo toccato quando ti abbiamo invitato, tra virgolette, a dar via. Cioè, potevamo farti del male, invece ti abbiamo solo scacciato. Ti abbiamo esortato ad andartene e non ti abbiamo fatto del male, cosa che avremmo potuto fare. Dunque, visto che non ti abbiamo fatto del male, allora anche tu non farci del male. Noi ti abbiamo solo trattato bene, poi ti abbiamo lasciato andare via in pace, anche tu adesso che sei il benedetto di Hashem, che sei il benedetto di Hashem e che riconosciamo che sei il benedetto di Hashem, fai lo stesso con noi. E qui mi riporta anche alle innumerevoli, e io le chiamo guerra, le chiamavano Mifsa, Mifsa, ma in realtà erano guerre che ho patito sulla mia pelle quando ero in Israele, dove allora a Yerushalayim con il bimbo piccolo correre a rifugi, poi 2 anni fa, quando ero al Huda Karkabad, lì anche correre a rifugi con i missili che stanno patendo anche i nostri parenti e fratelli in Israele, fino ad oggi. E dunque cosa vediamo? Che allora a un certo punto avevano chiesto ai nostri nemici, ma mandate centinaia e migliaia di missili, ma è mai possibile che non riuscite a colpire? Cioè allora hanno detto no, noi abbiamo i missili migliori, abbiamo chi li sa lanciare, però loro sono protetti da Hashem. L'hanno detto i nostri nemici. Perché quando appunto Hashem ci protegge e ci protegge, perché solo il fatto che esistiamo da più di 3.000 anni come popolo e 75 anni sul suolo di Eretz Israel, con tutti i nemici intorno, è ovvio che già partiamo da quello, è già un miracolo. E enorme. E i nostri nemici lo riconoscono. Ma cosa vuole Hashem? Vuole che noi siamo a riconoscere, non i nostri nemici o solo i nostri nemici. Noi, tutti, senza eccezione, non solo quelli che credono in Hashem, nella Torah, nelle mitzvot, tutti dobbiamo arrivare a riconoscere che la nostra da Kadosh Baruch. Dunque, leggiamo questi ultimi psukim. Va'avimelech halach elav migrar, va'achuzat mere'eu ufichol tzar tzva'o. Va'yomer alayim Yitzchak, madu abatem elav? Va'tem snetem oti, va'teshalchuni me'itchem. Va'yomru, ra'o ra'inu ki ha'yad Adonai imach, va'nomer, tina ala benotenu, benenu uvenecha, ונכרתה ברית עמך. אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא ניגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה ברוך אדוני. ואוג'י גוורדתי, קונקלודיאמו קון, אתה השם, דוקא תו סי בנדטו די השם, תו יצחק אל התו דישנדט. ברוך השם. פסיאמו על תניא, רגצי. אלורה, תניא סיאמו אה. Allora, un minuto, ragazze, fatemi controllare una cosa, prendere il libro e la lista dei libri. Baruch Hashem. Allora, siamo, come dicevo, due Kislev, dunque, Tania, perché ho messo, ah, no, vabbè, allora, un attimo, ok, eccoci qua. Allora, siamo a pagina 309 Kufnunhei dalla parola Lehavin. Ok, allora, che poi una parola Lehavin dice per capire, ma per capire questi giorni, io in realtà no, vi sto dando delle spiegazioni, ma non veramente, qui ci vorrebbe un'ora e mezza, solo per il Tanya ogni giorno, questi giorni, sono concetti molto molto profondi. Comunque, allora, cerchiamo. Allora, per comprendere, dice Balatania, quello che ciò che è scritto nel Pri Etzach Haim, che cosa? Che nel nostro tempo, ok, oggigiorno, la parte principale della purificazione, ok, del Birur, avviene soltanto per mezzo della tefillah, della preghiera.
Sebbene, come abbiamo spiegato altre volte, lo studio della Torah sia superiore alla preghiera, lo diciamo ogni mattina nel Brachot, la lista delle mitzvot, e poi ve Talmud Torah che neged kulam. Lo studio della Torah, perché, come avevamo studiato a suo tempo, lo ricordo molto brevemente, la Torah è la Chochmah di Hashem, la sapienza, la saggezza suprema, infinita di Hashem, e studiando la Torah colleghiamo la parte più alta del nostro corpo e del nostro essere, cioè l'intelletto, con l'intelletto, tra virgolette, di Hashem, cioè la saggezza suprema, e dunque ci uniamo all'infinito. Le mitzvot, Milashon Tzavta V'Chibur, ci legano e ci uniscono ad Hashem, ma l'unione assoluta è quella a livello molto più alto, è quella a livello dell'intelletto, più che dell'azione della mitzvah. Allora, comunque partiamo anche dal presupposto che la Torah e le mitzvot, dunque per mezzo della Torah e delle mitzvot, si aumenta la luce del mondo dell'Atziut, che è un mondo ovviamente più alto. Significa che la luce di Ein Sof, la luce infinita di Hashem, entra in quello che vengono definiti kelim, i ricettacoli del mondo dell'Atziut, per mezzo dello studio della Torah, proprio nell'interiorità di questi kelim. Poi la luce è un'estensione e una rivelazione di questo intelletto divino, e per mezzo appunto dell'osservanza dei mitzvot, la luce penetra nella parte esteriore dei kelim, che sono l'aspetto delle tre sefirot, Netzach, Hod e Yesod, delle 10 sefirot, che sono i penultimi tre attributi, tre sefirot dello Zeran Pin dell'Atzilut. Ok, già capire Zeran Pin dell'Atzilut ce ne vuole, però vabbè, ve la metto così. Allora, leggiamo insieme. Le avim ha-shekutu v'pri Yitzchayim de-bizman hazeh ikar ha-birur al yedei ha-tfilah davka, af she-talmud Torah lemala me-ha-tfilah. Ha-inyan hu she-al yedei Torah u-mitzvot mosifin or be-atzilut pirush, or insof baruch hu be-kelim de-atzilut al yedei talmud Torah b'pnimit, dehaino ha-mshachot ha-mochin u-v'kiyum ha-mitzvot b'chitzonim ha-kelim, shem bechinat netzach hod yesod, she-be-eser sfirot zeran pin, she-be-atzilut. Rak שמתלבשים בבריאה יצירה עשייה, però dunque susseguentemente si rivestono negli altri tre mondi, dunque dall'Atzilut si rivestono nei mondi di Bria, Yetzirah e Asiah, della Torah e delle mitzvot fisiche, dunque di questo mondo che abbiamo in questo mondo. Poi invece la preghiera, appunto, che abbiamo detto che è quella che fa di fatto il Birur, apporta la luce dell'Ein Sof a Bria e Yetzirah e Asiah specificamente, e però soltanto tramite il rivestirsi, cioè l'adattamento, il celamento, diciamo, ed è la luce stessa che modifica lo stato delle creature, in modo che, per esempio, nel caso di un malato, come un malato guarisca, refuash le mamushlem, mentre fuori varie ghidie, rifka, batadelai, rifka rossella, batadelai, delle col. Cholam Israel, Rosa bat Tamar, le Nechama Michla bat Gora, le Nechama Dina bat Sara, le Anni, Anni bat Tegenia bel Bala. Ne approfitto per fare le brachot a chi ha bisogno di brachot. Amen. Amen. Amen, amen. O per esempio anche, allora, sia dunque questa luce modifica lo stato delle creature, nel senso che porta guarigione a un malato, o appunto far scendere pioggia sulla terra in modo che produca vegetazione. E dunque, Raksha mitlapshim vibriya yitzira esra betoro mitzvot ha-kashmim sheva mazeh. Aval ha-tfilah hi ha-mshachat or yisob baruch hu libriya yitzira esra davka lo bederech hitlapshut belvad, rak ha-or ma'amash leshanot ha-nivrim bekamut shehem, bekmot shehem, sheitrapeh ha-choleh v'yired ha-geshem mishamayim la'aretz v'yolidah v'yatzmicha. E continuiamo. Dunque, d'altro canto, per mezzo della Torah e del Mitzvot non avviene un cambiamento, per esempio nel caso della pergamena dei Tefilin, quando vengono posti sul capo e sul braccio, come avviene invece con le Mitzvot, la cui realizzazione è un cambiamento. E questo viene operato dall'uomo, dunque non da Hashem, come il caso appunto della Tfilah, e
porta potere, appunto, onnipotente, parliamo di, a livello di onnipotenza. Ma Shanken betro mitzvot c'è in Shinui betlafat filin aliedea nasatan barosh vizroa. Vegambe mitzvot c'è asiatan ugmar mitzvatan a Shinui aliedea adam velo bide shamai. Ki bit fila. Shehi am shachat achayut mitzvot baruchu. Shehu levado. Kol yachol. Vealekach. Dunque questo è il motivo. Perciò. Dunque per attirare questa luce Ensof baruchu verso il basso. Occorre l'elevazione di questo concetto cabalistico definito Maim Nukvin, dunque acque maschili di cui avevamo accennato qui e là, e dunque la luce che non penetra spontaneamente appunto nei mondi finiti, dunque qui nel basso, e dunque come dicevamo, dunque per attirare questa luce verso il basso occorre l'elevazione di questi Maim Nukvin, senza la quale appunto questa elevazione non sarebbe possibile. Allora, invece, per quanto riguarda lo studio della Torah, che invece, come abbiamo detto, a livello altissimo, più alto possibile, ossia del mondo più alto del mondo della Tzilut, è comunque appunto facendo parte della Tzilut, automaticamente è unito con l'emanatore HaKadosh Baruch Hu. Dunque, ma Shankene Tamut Tarash va zilut e biochedet la va chebe mazzi baruchu, va alat maim nukvim, dunque questa elevazione di queste acque maschili, femminili, perché maschili, non lo so, anzi, femminili, di che va, pardon, maim nukvim sono femminili ovviamente, elevazione di queste acque femminili, pardon, che sono, anche perché maim femminili e sono quelle di basso, e noi dal basso le dobbiamo elevare verso l'alto, verso le main tefurin, che sono le acque maschili, eccetera. Vabbè. Dunque, l'elevazione di queste acque femminili, di questo concetto definito acque femminili, cioè che sarebbe, in parole molto povere, cioè lo sforzo che noi dobbiamo attuare, noi umani, qui dal basso verso l'alto, verso appunto le acque maschili, che sono nella mente e nel cuore dell'uomo, dunque è uno stato di fuoco, dice questo studio di Torah di Azilut, che è unito comunque di per sé con HaKadosh Baruch Hu, l'emanatore, dunque questa sì elevazione di queste acque femminili, cioè l'elevazione nostra, lo sforzo nostro della nostra mente e del suo cuore, è uno stato di fuoco ardente senza confini. E viene chiamato Meodecha, quello che diciamo nello Shema, Veavta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol Meodecha. Che è questo Meodecha, questo servire Hashem con tutto il Meod che abbiamo, si riferisce appunto alla devozione assoluta, incondizionata e senza riserve. Ed è lo stato di infinità in termini umani. E questo stato di infinità in termini umani può risvegliare il vero infinito che è HaKadosh Baruch Hu. Vi ho avvisato che siamo nel profondo. Ve'alat, pagina 310, prima parola, ve'alat ma'im nukvim ve'bochov ve'libo shel adam u'bechinat rishpe esh bli gvul ve'nikra me'odecha kedei le'orer bechinat etzov ve'haynu al yedei gevurot. Questo avviene per mezzo delle Gevurot, de Sag, anche qui entriamo in concetti cabalistici. Allora, Sag è uno dei nomi divini che denota appunto un diverso aspetto di HaKadosh Baruch Hu, e che rappresenta le 280 scinti 288, pardon, scintille. Attò, infatti ve lo leggo. Vehaino li Gevurot de Sag, Shehen Hen, Arapach, Nitzotzin Vehu. Velachen, e conclude, Nikreta Tfilah, per questo motivo la Tfilah viene chiamata Chayesha'a, letteralmente vita di un momento, come viene definita nel Talmud, il trattato di Shabbat 10a, vita di un momento, perché la Malchut che è l'ultima delle 10 Sefirot, sì, come ricordiamo, l'ultimo attributo dei 10 attributi. Dunque, la Malchut che scende nella Briah, nella Yetzirah, fino alla
עשייה, כדור פינקווה, ולכן נקראת התפילה הישעה, היא מלכות היורדת בריאה יצרה עשייה ותורה אקו. Poi, questo è per quanto riguarda la tefillah. Dunque, la tefillah viene chiamata vita di un momento perché abbiamo questa malchut che scende nei tre mondi che sono inferiori rispetto al mondo dell'Azilut, dove si trova la Torah. La Torah invece è chiamata vita eterna, e allora, Vetorah Chaye Olam, lo vediamo proprio letteralmente, Huzerantin. O Serampina, anche come viene definito appunto nei termini cabalistici. E questo perché? Perché i 248 comandamenti, 248 mitzvot, si suddividono fra i 10 kelim delle 10 sferot dello Serampina. Chi ramach pikudina mitchalkin beser kelim beser sferot de Serampina. Blineder, no, Blineder, vediamo se appena un momento, forse domani sera, vediamo quando posso. Cerchiamo di capire questi concetti che non sono ancora, diciamo, chiari, che sono molto più profondi. Ok, allora, Tania, abbiamo fatto tutto parola per parola in italiano e in ebraico, capito quello che siamo riusciti a capire ognuna, come dicevo, e concludiamo come ogni giorno con il Tehillim. Ok, Vai, René. Tehillim, oggi ne abbiamo due di Kislev e si va dal Perek 10 al 17 compreso. Avete sentito, sì? Come hai detto? Allora abbiamo, 10, sì, da 17. 10 a 18. Ok, 17 compreso, dunque da 10 a 18. Andiamo, ragazze. E qui supplichiamo ad Hashem a non rimanere lontano, a non nascondersi in questi momenti di sventura. Partiamo dunque, questo salmo tratta appunto dei rapporti quotidiani col malvagio, che rifiuta la legge e minaccia di far del male agli indifesi. Secondo rito ashkenazita era abitudine recitare questo salmo durante i 10 giorni di pentimento. Infatti nel Talmud, trattato di Rosh Hashanah 18a, perché Hashem, 10 giorni di pentimento certo, che è particolarmente vicino a ogni persona, come dice il profeta, cerca Hashem quando può essere trovato, cioè cercare Hashem sempre, ovviamente, ma in momenti propensi ancora di più. Allora, domanda: Lama Adonai ta'amud berachok ta'alim li tot batzara? Come dicevo, perché Hashem resti lontano e ti nascondi nei momenti di sventura? Vai, Ruth, sentiamoti un po'. E poi Rachel oggi no, ma sentiamo almeno Ruth, dicevo René, non può. Mi è venuta la R, invece di dire René ho detto Ruth, Okay. dal lavoro e ci sta seguendo, fantastica, vai. Perché o Hashem resti lontano e ci nascondi nei momenti di sventura? L'abbiamo detto, sì. Vai avanti, due. Allora, quando l'empio nella Vai, sua vai del gruppo. superbia Quando lì. rintorna. Quando l'empio nella sua superbia rincorre il misero, allora i miseri vengono catturati dalle trame progettate dai malvagi. Quando l'empio si vanta dei suoi desideri insani e si vanta nel suo cuore di aver deriso Dio. Dunque, il violento offende, disprezza Hashem. Chi Hillel Rasha al tavat nafsho vozea berech mi etz Adonai. L'empio nella sua superbia dice: egli non giudicherà e nei suoi pensieri è certo che Dio non esiste. E l'abbiamo ben visto. Rasha chi gova po balidrosh en Elohim kol mezimotav. Egli segue incessamente le tue vie, la sua giustizia non lo ha raggiunto ed egli disperde in un soffio tutti i suoi avversari.
יכילו דרכיו בכל עת, מרום משפטיך מנגדו, כל צורריו יפיח בהם. Dice in cuore suo: io non vacillerò, vivrò per molte generazioni e non soffrirò alcun male. Amar belibo, bal emot, le dor vador, asher lo vera. La sua bocca è piena di spergiuri, di frodi e di inganni. Sotto la sua lingua c'è solo peccato e iniquità. Alla pi un balle umirmot vatoch tachat leshono amal vaaven. Egli si mette in agguato nei luoghi nascosti, uccide in segreto l'innocente e con il suo sguardo torvo spia il povero, come ora. Yeshev be'ma'arav chatzirim, ba'mistarim yaharog naki, enav lechel chai tzfon. Sta descrivendo benissimo David Ameller questi malvagi crudeli. Acquattato nel suo nascondiglio come il leone nella sua tana, aspetta di depredare il misero, cattura il povero trascinandolo nella sua rete. Yerov bamistar ke arie vesukko, yerov lachatof ani, yachtof ani bemoshcho berishto. Sembra un misero che va in curvo per far cadere con la sua forza gli sventurati. Sì, appunto, come dicevi, si abbassa, si curva e gli sventurati cadono nelle sue trappole. Dice in cuor suo: Dio si è dimenticato, ha nascosto la sua faccia, non vedrà mai le mie azioni. Amar beribo, shachach el, histir panav, bal ra'a la netzach. Sorgi dunque, o Hashem, o Dio, alza la tua mano, non dimenticare i miseri. Kuma Adonai, el nessai adecha, al tishtach hanavim. Perché il malvagio vilipende Dio? Crede in cuor suo che tu non gli chiederai conto delle sue azioni? Alma mi è frasha, Elohim, amar beribo lo tidrosh. Tu vedi invece la sofferenza del povero e guardi l'iniquità e il disprezzo per punirli con le tue mani. A te si abbandona il misero, a te che sempre hai aiutato l'orfano. Ra'ita ki ata amal v'cha'as tabit latet b'yadecha, alecha ya'azov chelecha, yatom ata haita oze. Spezza dunque la mano all'empio e quanto al malvagio, cercherai la tua malvagità e non la troverai. Shvor zro arasha vara tidrosh risho baltimza. Hashem regnerà in eterno, spariranno le genti malvagie dalla sua terra. Adonai melech olam va'ed avdu goyim me'arzo. O Hashem, tu hai udito il desiderio degli afflitti, rinfranca il loro cuore e porgi loro il tuo orecchio. Ta'avat anavim shamata Adonai, tachin libam, takshiv oznecha. Per rendere giustizia all'orfano e all'oppresso e nessuno sulla terra osi tiranneggiare l'umanità. Amen, presto. Amen. Lishpoti atom vadach, bal Sara, yosifu la rot minaret. scusa Sara, sì, ho una cosa importante da dirvi subito in diretta. Scusa, e poi continui. Poi, finito questo salmo, dobbiamo subito fare qualcosa di molto forte perché i ragazzi del IDF sono entrati nell'ospedale e praticamente, scusate, stanno nell'ospedale a Gaza per poter cercare per cercare gli ostaggi. Non è detto che questa azione possa portare dei risultati. Sono entrati, stanno proprio all'entrata nella reception dell'ospedale. Hanno portato
aiuti per quanto riguarda incubatrice, eccetera. Per cui appena avete finito questo esame, facciamo qualcosa di molto forte ragione. per la riuscita di questa azione. Amen. Allora, Scusate questi saldi, l'emozione, no, scusate scusate se l'emozione. l'interrompo. Grazie, Ci Luca. mancherebbe. Sono i nostri figli, i nostri fratelli che stanno rischiando la vita in un modo terribile in questo momento. E allora, che questi teilim, appunto, di oggi che leggiamo insieme, leggiamoli tutti insieme. Adesso vado direttamente in ebraico. Che sia, dunque, prima di leggerli, che sono i teilim del giorno, ma che siano adesso dedicati uno a uno, uomini e donne, yalim, soldati, militari che in questo momento stanno cercando di salvare, come ha fatto a suo tempo Avram con il nipote Lot, gli ostaggi, che Hashem Yatzliach darkam, yachzirotam rim veshlemim, begufam uvenafsham, amen, amen, ken yerazon. Dunque leggiamo i teilim, parola per parola, con coinvolgimento, con cuore. Lamnatzer 11, Yud Alef, Lamnatzer David Badonai, Chassiti, Ech Tomru Lenafshi, Nudi, Archem Tzipor. Subito dopo, guarda cosa stiamo leggendo. Hashem io mi affido, Kihine Arshaim Idrechun Keshe, Konenuch Itzam Alieter Lirot, Bemo Ofelle Ishrelev. I malvagi tendono l'arco, preparano una loro freccia per colpire nell'oscurità gli uomini onesti. Chi hashatoti aresun, tzadik, mapaal. Quando le fondamenta sono crollate, che cosa potrebbe fare giusto? Ma Hashem è qui, sta nel suo santo palazzo, dal suo trono vede tutto con i suoi occhi, scruta gli uomini con le sue palpebre, mette alla prova il giusto, ma odia il malvagio e colui che ama la violenza. Farà piovere sugli empi carboni ardenti, zolfo e vento infuocato riempiranno il loro calice, perché Hashem è giusto, ama la giustizia e il suo volto guarda l'uomo eretto. Guardate che parole, proprio questo pere. Riprendiamo. Da tre. Chi hashatot yaresun, tzadik, mapaal. Adonai Bechal Kocho, Adonai Bashamaim Kisho, Einav Yechesu Af Apav Ivchanu Bnei Adam, Adonai Tzadik Ivchan Verasha, Veohev Hamas San'a Nafsho. E letteralmente colui che ama il Hamas, Hashem lo odia. Dunque, nella traduzione, colui che ama la violenza, perché Hamas è la violenza, ma guardate, chi è il Hamas e chi sostiene il Hamas è odiato da Hashem, letteralmente nero su bianco. Yamter al reshaim pachim, esh ve gofrit, veruach zil afot menat kosam, ki tzadik Adonai tzedakot, ahev yashar yechezu panonu. Dunque, perek che leggiamo insieme adesso, dei prachim di oggi, tutti dedicati uno a ogni soldato e soldatessa e ogni Yehudi baolam, amen ken yei ratzon. L'amnatzea Amen. halashminit mi David. Hoshia Adonai, chi gamar chassi, chi fa su emonim bne Adam. Salvaci tu, Hoshem, perché non esistono più né giusti né fedeltà tra gli uomini. Parlano l'uno all'altro con menzogna, parlano con linguaggio ipocrita, con cuore doppio. Shavie dabeu ishetreu, sfat halakot, bellev valevie dabeu. Distrugga Hashem tutte le labbra ipocrite, tutte le lingue che parlano con superbia, quelle che, di coloro che dicono: grazie alla nostra lingua trionfiamo, finché abbiamo le labbra, chi ci può dominare? E quante labbra nel mondo stanno parlando contro Israele, contro il popolo di Hashem, contro Hashem. Yachret Adonai kol siftei halakot, lashon medaberet gedolot, Asher amru lishonenu nagbir sfatenu itanu, mi adonlanu. Per l'oppressione dei miseri, per il gemito dei derelitti, per tutti gli ostaggi in questo momento, io adesso, dice Hashem, mi leverò
li metterò in salvo. Mishodanim men katevionim atta akum yomar Adonai ashit beyesha yafiaflo. Le parole di Hashem sono parole pure, sono argento raffinato nel crogiolo di terra, 7 volte purificato. Imarot Adonai amarot tehorot kesef tsaruf ba'alil la'aretz mizukak shivatayim. O Hashem, li custodirai, li proteggerai in questa generazione e per sempre. Atta Adonai tishmerem tizreinu min ador zuleolam. Quando la viltà prevale tra gli uomini, i malvagi si aggirano intorno. Saviv reshaim italachum krum zulut livneadata. Salmo 13. E di nuovo, fino a quando, Hashem, mi dimenticherai del tutto? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando dovrò fare progetti per difendermi, affannarmi nel mio cuore anche di giorno? Fino a quando il nemico mi sovrasterà? Guardami, rispondimi, Hashem, Dio mio. Illumina i miei occhi, fa che non mi addormenti nel sonno della morte. Fa che il mio nemico non dica, io l'ho vinto! E i miei avversari non gioiscano nel mio vacillare, ma io confido nella tua misericordia. Il mio cuore si rallegrerà per la tua salvezza e canterò ad Hashem per il bene che mi hai fatto. Tutte insieme, l'Amnatseach Mismor le David. Ad ana Adonai tishkacheni netzach, ad ana tastir et panecha mimeni, ad ana ashit etzot benafshi. Yagon birvavi yomam, ad ana yarum oivi alai, habita, aneini Adonai Elohai, ha'ira enai, pen ishan hamad, pen yomar oivi, yecholtiv, tzara yagilu ki emot, va'ani, bechazdecha avatachti, yagen libi bishuatecha, ashira l'Adonai ki gamananai. 14, Yad, Valero Nemorico, di 14, Yud Dal vuol dire valore, vero che 14, ma vuol dire Yad, mano che abbiamo, possiamo avere la mano destra, la mano forte contro i nostri nemici. Amen. Infatti, cosa ci dice questo Perek? L'uomo malvagio dice in cuor suo, Dio non esiste. Sono tutti corrotti e degenerati, non c'è nessuno che faccia il bene. L'Amnatzer le David amar naval belipo. En Elohim, hishchitu, hitchivu alila, en osetom. Hashem dal cielo, guarda. Per vedere se esistono tutti corrotti e traviati. Non c'è nessuno che compie buone azioni, nemmeno uno. Adonai mishamay mishkif al bnei adam lirosh hayesh maskib doreshet Elohim hakol sar yachdav ne'elach en as ose tov en gam echad. Ma come possono non capire costoro tutti questi criminali che divorano il mio popolo come se fosse pane? Essi che non invocano Hashem, che saranno presi da terrore perché Hashem sta con le generazioni che è retta. Allo yad'u colpo alle ave, ochle ami, achlu lechem, Adonai lo karau, sham, pachadu fachad, ki Elohim bedor tzadik. Non riuscirete a compiere il progetto contro il povero, perché Hashem è il suo rifugio. Atzatanita vishu, ki Adonai nachse. O venisse da Zion la salvezza di Israele, quando Hashem farà ritornare il suo popolo esiliato, Yaakov esulterà e Israele sarà lieto. Mi itten mizion, Yeshuat Israele, Beshuv Adonai Shvut Amo, Yagel Yaakov Ismach Israele. Quando Hashem farà ritornare il suo popolo esiliato, ritornare uno a uno degli ostaggi, i nostri soldati che stanno rischiando la vita per salvarli, uno a uno torneranno nella terra di Israele, nelle loro case, in seno alle loro famiglie, in salute fisica e morale. Amen, 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 che ne razzon. 15, Tetvav, Salmo 15.
Mismor le David. Allora, dopo che Hashem ci salverà, allora chiediamo: O Hashem, chi potrà soggiornare nella tua tenda? Chi potrà abitare sul tuo sacro monte? E Hashem risponde, e la risposta è: chi si comporta onestamente, chi agisce secondo giustizia, chi dice la verità che pensa in cuor suo, chi non usa la lingua per calunniare, chi non fa del male al suo prossimo, chi non offende il suo compagno, colui che detesta l'uomo abietto e onora e rispetta invece coloro che temono Hashem, anche se ha giurato a proprio danno, non cambia la sua parola. Chi non presta il suo denaro a interesse, chi non si fa corrompere per danneggiare un innocente, chi si comporterà così non vacillerà mai. Mismorle David Adonai, mi yagur be'ohaleha, mi ishkon be'har kodesheha, holechtami ufo el tzedek, vedover emet mivavo, lo ragal lishono, lo asale re'ova'a, vecherpa un asal tovo. Nivze ben avni as, vetir e Adonai Chabe, nishba le hara velo yamir, kaspo lo natan ben eshef, veshochat al nankilo lakach, ose ele, lo imot leona. Salmo 16, Tezai. Proteggimi, o Hashem, poiché solo in te io confido. Michtam le David, shomreni el, ki chassiti pach. Tu, anima mia, dicesti ad Hashem, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore, il mio bene non proviene che da te. Amar l'Adonai, Adonai atatovati bal aleph. Per i meriti dei santi che sono sulla terra e dei giusti, il mio desiderio è il loro. Il kdoshim asher baaretz hema ve'adire kol chefzibah. Molti dolori avranno coloro che si affrettano a seguire altre divinità. Io non verserò il sangue dei loro sacrifici e non pronuncerò i loro nomi con le mie labbra. Irbu atzvotam acher maharu bal asich nischemi dam uvalessa et shmotam asfatai. Hashem è la mia parte e il calice del mio destino. Tu guidi la mia sorte. Adonai me'enat chelki vechossi atta tumich korali. La porzione di eredità che mi è toccata è in luoghi ameni, un'eredità bella per me. Chavalim naflu li ban imim afna chalat shafrana. Benedico Hashem che mi ha consigliato la sua via, anche di notte, quando la mia coscienza mi rimprovera. Avarechet Adonai asher yatzani aflelotti suruni fegliotai. Ho posto Hashem davanti a me sempre, poiché Hashem è alla mia destra. Io non vacillerò. Shiviti Adonai lenegditami, chi mi miniba le motte. E qui abbiamo una fra noi che si chiama Shiviti Hashem lenegditami, ossia Shillat, le iniziali di questo straordinario Passuk 8, 8, numero che trascende la natura. Del capitolo 16 del Tehillim, del Salmo 16, che Hashem ti porti ogni bene, cara Shilat, e anche alla mia Shilat, amen. Per Amen. questo, amen che ne razzò, per questo il mio cuore si rallegra, la mia anima gioisce e anche il mio corpo riposa tranquillo. Lachen samach libi vayagel kvodi af besarish kon aveh. Perché tu non abbandonerai la mia anima nella tomba, non permetterai che il tuo devoto veda la propria fossa. Chi lo tasov nafshi lishol, lo titen chassidecha lirotshach. Insegnami i sentieri della vita, saziami della gioia che proviene dal tuo volto, alla tua destra e la dolcezza eterna. Todieni ora chaim, sova smachot et panecha, Neimot v'minchat netzach. Ultimo salmo di oggi, 17, 17, che vuol dire stesso valore numerico anche di Tov, di bene, che Hashem porti bene a ogni chayal, a ogni chayeli, a ogni ostaggio, a ognuno di Am Yisrael, amen che ne razzon. Preghiera di David.
Ascolta, Hashem, la mia onesta preghiera. Porgi orecchio al mio canto di lode. Odi la mia invocazione pronunciata con labbra. Tfillah le David, Shim'a Adonai Tzedek, Hakshiva Rinati, Ha'azina Tfilati, Belosif Temach. Fa che la mia ragione venga dalla tua presenza, che i tuoi occhi vedano l'onestà. Milfanecha mishpati yetzeh, einecha techezena mishani. Tu hai esaminato il mio cuore, lo hai osservato di notte, mi hai messo alla prova senza trovare alcunché. Ho impedito che la maldicenza arrivasse alla mia bocca. Bachanta libi, pakatta laina, tsraftani, valtinza, zamoti, baliavot. Quanto alle azioni umane da compiere secondo le parole delle tue labbra, mi sono sempre guardato dal seguire le vie del prepotente. Ulot adam bidvar sfatecha, ani shamati, or shamarti, orchot paritz. Sostieni i miei passi lungo i tuoi sentieri e i passi di ogni chayal, in modo che i miei piedi non vacillino. Tamoch ashurai bema agelotecha, bal namotu feamai. Ti ho chiamato perché tu mi risponda, Hashem. Porgi il tuo orecchio e ascolta quello che ti dico. Anikraticha kitta aneni el, hat osnechali shma imrati. Mostra chiaramente la tua benevolenza, tu che salvi chi cerca rifugio in te da coloro che si ergono contro la tua destra. Haflecha sadecha, Moshiach Hossim mimit come mim biminecha. Custodiscimi come la pupilla dell'occhio. Nascondimi all'ombra delle tue ali. Chiudiamo gli occhi, immaginiamo le ali divine di Hashem che stanno proteggendo questo ospedale, questi ostaggi, questi soldati, tutti i soldati che si trovano a Gaza, sia nel confine di Gaza, sia nel confine nord di Israele, tutti i soldati, tutti gli ostaggi. Immaginiamo queste ali divine di HaKadosh Baruch Hu che proteggono tutto Am Israel, tutto Eretz Israel e ogni ebreo dove si trova. Amen. Difendi il pensiero, è molto importante, ragazze, i buoni pensieri. Dunque, immaginare queste ali divine che ci proteggono a ognuno di noi, a ogni chayale, a ogni ostaggio. Poi presto lo vedremo con i nostri occhi. Difendimi dai malvagi che mi depredano, dai nemici mortali che mi circondano. Mipnei Reshaim zu shaduni, oival benefesh yakifu alai. Sono avviluppati nel loro stesso grasso, la loro bocca parla con superbia. Chelbamosa grupimo di brubegeu. Ora circondano tutti i nostri passi, ci tengono gli occhi addosso per farci cadere per terra. Ashurenu atta sevavum e nehem yashitu nin toparez. Il malvagio ha l'aspetto del leone avido di preda e del leoncello che se ne sta in agguato nella tana. Dimyono che arieh sof litrof vechechfir yoshev bemistarim. Alzati, o Hashem, affrontalo. Fallo inginocchiare, libera la mia persona dal malvagio con la tua spada. Kuma Adonai, kadma fanav, hachrieu, palta nafshim erashachar becha. Ah, poter essere tra coloro che muoiono per mano tua, o Hashem, che muoiono di vecchiaia, la cui parte è la vita eterna e il cui ventre riempi dei tuoi tesori nascosti. Sono appagati di figli e lasceranno in eredità la loro abbondanza e i loro discendenti. Mimtim yadcha Adonai, mimtim mechelet chelkam b'chaim utzfunecha temalevit nam, isbeuvanim veinichu itram leolelehem. Ma io, che sono onesto, contemplerò il tuo volto e destandomi mi sazierò della tua immagine. Ani betzede echezefanecha, esbea behakitz temunatecha. Mettiamo tutte tzedakah, ragazze, mettiamo tzedakah, tzedakah, tzedakah. Quanto più tzedakah possiamo mettere,
Eccolo qua, chi adonino moreno vera pino mera camascia corabè, chi adonino moreno vera pino mera camascia corabè, chi adonino moreno vera pino mera camascia corabè. L'ischut, con la chayalin, per chayalot, si azzeru, breim per gufamu ben afsham, Hashem ishmorotam, si yu tachan kanfe shkinatcha, kadosh baruchu, tishmor ותציל ותגן על כל אחד ואחד מהחטופים שיחזרו פגועים בגופם ובנפשם לבתיהם. לרפואה שלמה לכל החולים, ביניהם רבקה, רוסלה בת אדלאידה, רוזה בת תמר, נחמה רטינה בת שרה, נחמה מיכלה בת דבורה, רמי בת גניה ובעלה, רוזה בת תמר, מתוך כל חולי עמך ישראל. לעילוי נשמת כל הנרצחים, גברים, נשים וטף שחרפו נפשם על קידוש שם שמיים, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, יהי זכרם ברוך, השם ייקום דמם, השם ייקום דמם של כל החיילים והחיילות שחרפו נפשם על קידוש השם, על הגנת הארץ, וכל השוטרים וכל השם משמר הגבול, ושחרפו נפשם על קידוש השם, השם ייקום דמם, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, יהי זכרם ברוך. לעילוי נשמת אבי מורי רבי ישוע בן ניסן, לעילוי נשמת אחותי מרים בת רבי ישוע, לעילוי נשמת ראובן בן דוד ציפורה, רפואת שמע כל החולים, לזכות אוניון המת פרססטסו, פרי פרופי פילי, פרי פרופי קארי. La tzedakah, come abbiamo detto, ecco, oggi forse dovevamo farla prima, vabbè, comunque ho detto prima della città, non prima. Ok, concludiamo con Rebbe Rabbanit, Zchut HaRabbi Melech HaMashiach, Gena Lai, Bavu Kolobai, Val Kol Amo Yisrael, Kol U Havvi V'Tomchei Yisrael, 122 Kufhavet. Shir HaMal, presto tutti di David, ho gioito quando mi hanno detto andiamo alla casa di Hashem, andiamo al terzo Bet HaMikdash. I nostri piedi sostano alle tue porte, Gerusalemme, costruita come una città unificata, dove accorrono le tribù di Hashem, testimonianza per Israele, per ringraziare il nome di Hashem, perché là si trovano i seggi per il giudizio, i troni per la casa di David. Pregate per la pace di Gerusalemme, coloro che ti amano, godano tranquillità, sia la pace tra le tue mura, serenità nei tuoi palazzi, per il bene dei miei fratelli. E dei miei compagni auspicherò la pace in mezzo a te, per merito della casa di Hashem nostro Dio, cercherò il tuo bene, Gerusalemme. Tutti insieme, Shir HaMaalot le David, Samachti be'omrim li bet Adonai nelech, Omdot hayu raglenu bishareich Yerushalayim, Yerushalayim habnuya, Keir shechubra la yachdav, Shesham alu shvatim shivteya, Edut leYisrael, Lehodot leShem Adonai, Ki shama yashvu kisot lemishpat, Kisot lebet David, Sha'alu shlom ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אהביי ועל כל עמו ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. קנטו דה גרדיני, אולצתו עם יוקי התה, כאביטין השם, כאביטין איצ'יל, כומל יוקי די סרבי, כסומו. Rivolti alla mano dei loro padroni, come gli occhi della serva rivolti alla mano della sua signora, così i nostri occhi sono rivolti ad Hashem, nostro Dio, finché avrà pietà di noi. Abbi pietà di noi, o Hashem. Abbi pietà di noi, perché siamo saturi di disprezzo. La nostra anima è sazia dello scherno degli indifferenti. Del disprezzo dei superbi. Shir Hamano, Elecha Nassati et Einai, Hayoshvi Bashamai, Hin, Cheine Avadim Eliad Adonehem, Cheine Shifchai Yad Gevirta, Ken Eineinu El Adonai Elohim, Ad Sheyefoneinu, Choneinu Adonai Choneinu, Kirav Savanus, Rabat Sav'ala Nafshenu, הלעג השאננים, הבוז.
זכות התהילים, זכות הצדקה, זכות התפילה, זכות התורה, זכות התניא, זכות לימוד התניא, זכות לימוד התורה, זכות התפילה של התהילים, זכות הצדקה. הקדוש ברוך הוא, תביא לנו ברכה, ישועה, הצלחה, ניצחון גורף לצבא הגנה לישראל, לצבאות השם, אמן כן יהי רצון, עוד היום, זכות חודש כסלו, חודש הניסים, אמן, 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 ושמירה והגנה על כל אחת ואחד ואחת של בני עמך ישראל. אמן כן יהי רצון, ועל כל התומכים בנו, ותביא גאולה פרטית וכללית לכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. Con queste suppliche, suppliche ad Hashem, vi auguro una giornata piena di santità, di Torah, di mitzvot, di massim tovim, che tutto sia in merito dei nostri chayalim e di tutto Am Israel, amen, e che grazie a tutte le mitzvot, a tutte le preghiere che faremo oggi, in quantità, tutto ciò sarà per la protezione di ognuno e ognuna che fa parte del popolo ebraico e di ognuno e di ognuna che sostiene il popolo di Dio, il popolo di Hashem. Amen, tenere razzone. Un abbraccio fortissimo, carissime. Tudo bem, tudo bem.